Su questo canale abbiamo più volte definito Yoshihiro Togashi un abilissimo sviluppatore di personaggi. In particolare io credo che siano gli antagonisti quelli che gli riescono meglio. Dai fratelli Toguro a Meruem, passando per Hisoka, Sensui, Shia Puff, insomma tutti loro sono molto profondi, incarnano caratteristiche diverse ma maledettamente azzeccate, e questo perché assolvono in modo praticamente perfetto a quelle che sono le loro funzioni narrative, scandite magistralmente dalla suddivisione in saghe delle opere di Togashi. Infatti, sia Hunter x Hunter che Yu degli Spettri sono storie che valorizzano molto gli archi narrativi che le compongono. Ognuno di questi muove dal precedente, porta cambiamenti sia esteriori che interiori, e questi cambiamenti si traducono in evoluzioni fantastiche dei personaggi, che a loro volta necessitano di cattivi sempre più eterogenei. Però, quando si finisce a parlare di Gensuru e di Greed Island, tutti storgono un po' il naso. Forse a causa della sua apparente superficialità come villain, o forse a causa della lampante diversità della saga rispetto al resto della storia di Hunter x Hunter, ma sta di fatto che quasi tutti tendono a denigrare sia Gensuru che Greed Island. Ma secondo me invece si tratta di un'ottima saga, con un ottimo nemico, e in questo video proverò a spiegarvi il perché. Uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione quando si parla di anime divisi in saghe, ossia quasi tutti al giorno d'oggi, è quello della collocazione di queste saghe e ovviamente della loro caratterizzazione, e dall'approccio allo storytelling di Yoshihiro Togashi, secondo me, si può apprendere molto riguardo questo dettaglio. In Hunter x Hunter, al fine di mantenere la storia dinamica ed interessante, Togashi spesso e volentieri inverte drasticamente il suo stile da una saga all'altra, per evitare che la narrazione risulti stagnante e dominata sempre solo da un tono ripetitivo, tono inteso ovviamente come insieme di cose varie, dai disegni ai colori, dalle ambientazioni alle tematiche. Osserviamo questo schema riportato su un thread di Reddit. Come potete notare, c'è una costante alternanza tra toni leggeri e tra virgolette luminosi, quindi più allegri, e toni più cupi, più tenebrosi, quasi noir. L'esame per diventare Hunter è la saga iniziale dell'anime, che ci presenta i personaggi, abbondano le gag comiche e le vicende sono molto scanzonate. Poi si passa alla breve saga della famiglia Zoldyck, molto più oscura, dove ci viene sbattuta sotto gli occhi la grigia e violenta realtà in cui Killua è cresciuto. Dopodiché, altro cambio per l'Arena Celeste, un simpatico torneo alla scoperta del Nen. Poi ancora toni bui per Yorkshin City, con la progressiva caduta di Kurapika e l'ascesa del ragno. Poi Greed Island, un videogioco che vedremo a breve nel dettaglio, poi la saga delle formichimere, che rappresenta per ora il punto più oscuro dell'opera, e infine la buffa, ma nemmeno troppo, minisaga dell'elezione del nuovo presidente dell'associazione Hunter. Come vedete, la linea procede a zigzag tra alti e bassi, e questo ci impedisce di inserire Hunter x Hunter in un'etichetta dominante. Non può certo essere definito una storiella buffa e leggerina, ma d'altro canto nemmeno un tetro viaggio verso l'abisso. Ora, prima di continuare, fatemi precisare che mi sto riferendo alle sensazioni generali che emergono dalle saghe, quello che in inglese si dice feeling. Nel dettaglio poi la storia di Hunter x Hunter è molto sfumata e molto variegata, infatti anche le saghe più leggere hanno i loro momenti bui, come la Torre dei Trabocchetti o il torneo finale durante l'esame per gli Hunter, o al contrario le strambe avventure di Gon e Killua durante l'asta Yorkshin City. Ecco, in questo delicatissimo ecosistema narrativo, inserire nemici adeguati e in linea con i toni e con le atmosfere è tutt'altro che semplice. Buttare di peso un super cattivo nella saga dell'esame per diventare Hunter sarebbe stato inopportuno, motivo per cui Hisoka si vede poco e a sprazzi, come se fosse stato solo introdotto. Viceversa, collocare un villain più, tra virgolette, controllato nella saga delle formichimere al posto di Meruem sarebbe stato un fiasco totale. Ma cosa c'entra tutto questo discorso con Greed Island e con Gensuru? Beh, c'entra, perché in quest'ottica Greed Island si rivela una saga necessaria per spezzare il ritmo, e Gensuru si dimostra il miglior villain che una saga di questo calibro potesse richiedere. Pensate un attimo a dove si colloca la saga di Greed Island, tra quella di Yorkshin City e quella delle formichimere.
A Yorkshire City, dove dominano la pioggia, i panorami notturni, i ritmi frenetici e le inquadrature dinamiche, potentissimi mezzi di linguaggio visivo, Gon e Killua hanno appena scoperto il Nen e ancora non sanno padroneggiarlo a dovere, a differenza di Kurapika, mentre durante la saga di Meruem, all'insegna dell'egoismo, del sangue, dell'odio e della vendetta, assisteremo alla decostruzione del loro legame e allo sgretolarsi della loro amicizia a causa delle loro scelte. Viene da sé che tra le due debba posizionarsi per forza un qualcosa di più colorato, un qualcosa che ci mostri il continuo rafforzarsi del legame tra Gon e Killua, destinato poi a sciogliersi, e il continuo rafforzarsi anche delle loro abilità Nen. L'idea di optare per un videogioco virtuale indubbiamente lascia trasparire la vena nerd di Togashi. Grid Island, a conti fatti, è proprio un mix tra un card game e un classico MMORPG, che dal punto di vista di Gon e Killua, abbastanza infantile, ci dipinge la gioia e il divertimento tipici del gioco. Da quello di Gensuru, di Tsugera e del signor Battera, invece, ci dipinge l'ossessione e la disperazione nel dover a tutti i costi proseguire e vincere. All'interno dei colorati scenari di Grid Island inizia lentamente a prendere forma il peso della forza di volontà dei vari personaggi. Quanto e cosa sono disposti a sacrificare, quanto in là possono spingersi pur di ottenere ciò che desiderano. Gon arriva un passo dalla morte per vincere, Battera dilapida l'intero suo patrimonio, Gensuru non si ferma davanti a nulla. Insomma, la piccola parentesi di Grid Island si comporta come un'incubatrice al cui interno aumentano a dismisura i concetti di crescita personale, di volontà e di determinazione. Volendo fare un paragone azzardato, Grid Island non è altro che una rampa di lancio rovesciata, rivolta ossia non verso il cielo, ma verso il basso, verso un baratro senza fondo che corrisponde ovviamente alla saga delle formichimere. Tramite Grid Island vengono introdotti e accentuati tutti gli aspetti che poi saranno fondamentali per creare l'atmosfera soffocante, tetra e quasi maligna delle formichimere. Il bambinesco egoismo di Gon emerge qui, dopo il rifiuto di unirsi a Gensuru e al suo team per finire velocemente il gioco, reputando quel metodo un metodo non in linea con quella che lui presume essere la mentalità di suo padre Jin, che però di fatto non conosce, peccando quindi di presunzione, solo un bambino potrebbe ragionare in questo modo. Ed è proprio questo quello su cui Togashi vuole concentrare il focus, secondo me. Non la violenza, non la morte, non il sangue, non gli omicidi, tutti elementi propri di Gensuru, ma la crescita personale omnidirezionale che le esperienze comportano. Omnidirezionale perché sì, può essere positiva, ma può anche essere tossica o peggio, autodistruttiva. E quale tipo di antagonista può spingere lì il focus, se non una persona crudele, detestabile e pronta a sacrificare tutto e tutti per i suoi loschi scopi? Gensuru incarna perfettamente la natura competitiva e spietata di questo gioco e la sua caratterizzazione, effettivamente molto semplice e molto superficiale, è funzionale a questo. Lui è una persona orribile, tutti lo temono, ma non ha alcuna presenza tridimensionale nella storia. Non ha ideali, non crede in niente, non si fa portavoce di critiche o di filosofie contorte, non vuole dimostrare nulla né al mondo né a se stesso. È perfettamente dimenticabile, perché il vero nemico in Grid Island è ciò che i giocatori rischiano di diventare. Poteva essere caratterizzato meglio? Senza dubbio, ma non ne aveva bisogno. Poteva essere più incisivo e più memorabile? Sì, ma non era quella la sua funzione. Le persone tendono sempre a confrontare gli antagonisti gli uni con gli altri, senza però analizzare bene il loro contesto, dimenticando che un cattivo, prima di essere profondo, memorabile, filosofico o spettacolare, deve essere adeguato a ciò che la narrazione vuole raccontare, e Gensuru lo è, proprio come lo sono Kuon Lucifer, Hisoka o Shia Puff in relazione alle loro vicende. Ecco perché secondo me Grid Island è uno degli archi narrativi più importanti di Hunter x Hunter, con un villain che forse non farà scuola come gli altri, ma sicuramente contribuisce a gettare le basi per la storia che noi tutti apprezziamo e amiamo.
Ecco ragazzi, questo era un discorso che volevo fare da parecchio tempo. Probabilmente il video verrà visto da poca gente, ma non mi importa poi più di tanto. L'importante è che l'abbiate trovato valido e interessante. Grazie davvero per la visione, lasciatemi i vostri commenti qui sotto in descrizione, che mi interessa davvero tanto leggerli. Poi statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video.